Buongiorno a tutti e diamo inizio ai nostri lavori odierni. Grazie a tutti i colleghi presenti e a coloro che si sono collegati da remoto. Ringrazio il dottor Mikhail Maslenikov, Policy Advisor della Oxfam Italia. Iniziamo oggi un percorso sulla situazione riguardante la povertà in Italia alla luce dell'emergenza sanitaria che peraltro non si è ancora conclusa ed aggiungerei anche alla luce dell'emergenza Russia-Ucraina. È un tema molto delicato e sentito e che richiede un approfondimento. Prima di lasciare la parola al dottor Maslenikov, due comunicazioni di servizio. La prima riguarda la proposta di risoluzione della Commissione sul diritto alla conoscenza. Vi è stata mandata 2 giorni fa una bozza. So che diversi colleghi hanno già fatto le loro osservazioni. Pregherei tutti di voler prendere in considerazione quel testo e di volerlo commentare entro domani. L'idea di approvare questa risoluzione è la settimana prossima, giovedì 23 giugno. È una data simbolica perché il 23 giugno dell'anno scorso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha approvato un altro analogo importante testo. Prima di andare avanti, la solita nota di servizio. Informo che ai sensi dell'articolo 33, comma 4 del regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Se non vi sono osservazioni a tale forma di pubblicità, è dunque adattata per il prosieguo dei lavori. Prego, dottor Maslenikov, a lei la parola. Grazie Presidente, senatori e senatrici, ringrazio la Commissione per questo invito, per poter affrontare e discutere con voi di un tema chiaramente di incredibile importanza sociale per la nostra società in questo periodo. Parleremo di fenomeni come la povertà e le disuguaglianze socio-economiche nel contesto domestico alla luce dello shock pandemico. Devo dire che, e vorrei precisare per la Commissione, che si tratta di fenomeni multidimensionali. Io mi concentrerò molto in questa presentazione sulla dimensione materiale, economica dei fenomeni. E vorrei anche dire che nel nostro lavoro, nel lavoro di Oxfam Italia, parlare di povertà, delle vulnerabilità e soprattutto di disuguaglianze socio-economiche significa affrontare i meccanismi poco etici o anche poco efficienti dal punto di vista economico, che fanno sì che le traiettorie di benessere dei nostri concittadini divergono in maniera così lampante. Questo significa mettere sotto i riflettori barriere e ostacoli, come anche da nostro dettato costituzionali, che impediscono un maggiore allineamento o una prospettiva di futuro dignitoso per tutti. Barriere di natura normativa, stereotipi, discriminazioni, forme di abuso di diritto o di potere, oppure vantaggi ingiustificati. Partirei se possibile, con la prima slide della presentazione. Cosa succede all'insorgere della pandemia da Covid-19 nel marzo del 2020? Prima di tutto, come si trovano ad affrontare questa situazione le famiglie italiane? A discapito della narrativa pur vera sul complessivo stock di ricchezza privata nel nostro paese, a fronte chiaramente di grandi difficoltà delle risorse pubbliche, forti livelli di indebitamento, oltre il 40% delle famiglie italiane prima della pandemia si trovava in condizioni di povertà finanziaria. Significa, secondo la Banca d'Italia, che non erano in grado di sopravvivere in caso di perdita mancata di reddito da shock come quello pandemico, imprevisto, e in caso di mancato supporto pubblico, per 3 mesi sopra la soglia di povertà relativa. Cerchiamo anche di pensare alle disponibilità liquide delle famiglie più vulnerabili. Nella popolazione adulta italiana il 20%. I 20 milioni di adulti italiani, il 40% dei nostri connazionali più poveri, avevano in media un risparmio di 1.000 euro su cui poter contare. Se prendiamo il 10% più povero dei nostri connazionali, il risparmio arriva a 300-400 euro se si tiene conto delle poste basse, poche, perché concentrate al vertice della piramide distributiva, di titoli azionari, obbligazionari, investimenti in fondi pensione o assicurazione vita. Quindi una bassa resilienza, economica delle nostre famiglie, che rispecchia, andrei avanti, in generale una iniqua distribuzione della ricchezza nel nostro paese. Ricordiamoci che la ricchezza è
almeno dal nostro punto di vista, una misura della appunto resilienza economica delle famiglie, quindi la capacità di resistere a shock di spesa previsti o imprevisti, ma è anche la misura della possibilità di investire su se stessi, quindi di accedere a migliori percorsi educativi, migliori opportunità occupazionali, eccetera. La pandemia, almeno il primo anno, l'anno horribilis della pandemia, vede un esacerbarsi delle disuguaglianze, delle disparità patrimoniali nel nostro paese. C'è un aumento della concentrazione della ricchezza al vertice della piramide distributiva, ma soprattutto viene confermato un trend di lungo termine che caratterizza il nostro paese e che è chiamato inversione delle fortune. Da oltre due decenni vediamo una forte divergenza nelle quote di ricchezza nazionale detenute dal 10% più ricco degli italiani e della metà più povera dei nostri connazionali. Lo potete vedere sul grafico, la slide precedente se possibile, sul grafico in basso precedente, poi magari in modalità presentazione si vede bene, ma avrete questo materiale a vostra disposizione. E una divergenza che in qualche modo rispecchia anche i portafogli di ricchezza dei nostri connazionali. Le persone più ricche, più facoltose, più abbienti nel nostro paese contano molto sulla ricchezza di natura finanziaria, per le famiglie più povere la ricchezza è fondamentalmente rappresentata da risparmi esigui. Il tasso di risparmio in Italia è in calo da oltre 15 anni, in conti bancari. La situazione di grave difficoltà economica a partire dalle dinamiche sul mercato del lavoro e di impoverimento del nostro paese, ne parleremo tra pochissimo, ha fatto sì che si risparmia poco e non solo, siamo anche in una fase di bassi interessi sui conti deposito, che rappresentano la forma di, diciamo, di risparmio de facto dei concittadini più poveri, e quindi la difficoltà di accumulare, di fatto un processo di accumulazione più esiguo. Se andiamo avanti con due slide, vediamo anche stime, un'altra slide ancora, più significative sulla destra, prodotte da uno studio che credo debba essere assolutamente preso in considerazione dai decision maker, dai nostri decisori politici, che fa vedere quanto in realtà, basandosi sulle dichiarazioni di successione, quindi dati di natura di fonte amministrativa MEF, la metà più povera della popolazione abbia livelli ancora più bassi nella loro quota di ricchezza, a differenza di una graduale concentrazione della stessa, dal punto di vista patrimoniale, nelle fasce, nei decili o addirittura percentili più abbienti della popolazione. Andiamo avanti. Il fenomeno è importantissimo in Italia perché consolida quello che è il nostro ascensore sociale, bloccato da troppo tempo, non solo per quanto riguarda le prospettive di vita nel corso, nel ciclo della vita di un individuo, ma anche nel passaggio di una generazione, da una generazione all'altra. Se guardate il grafico nella slide, la prima colonna e l'ultima in particolare rappresentano le prospettive di avanzamento o di mobilità sociale in alto o in basso dei figli di genitori collocati, per quanto riguarda lo stato patrimoniale, nel primo e nell'ultimo quintile della distribuzione di ricchezza. In particolare, per farvi un esempio più esplicito, se siete figli di un genitore che si trova nel 20% più povero dei nostri connazionali, beh, la vostra prospettiva di rimanervi è del 32%, mentre la prospettiva di raggiungere l'apice della piramide distributiva dal punto di vista della ricchezza è solo del 12%. Siamo in presenza di un fenomeno che è chiamato del soffitto e del pavimento sociale appiccicoso. Con le parole dell'economista, sommo esperto della disuguaglianza nel nostro paese, Maurizio Franzini, dell'Università della Sapienza, il problema è, per quanto riguarda le nuove generazioni, non soltanto la difficoltà di iniziare un ciclo di accumulazione rispetto alla generazione precedente, ma il fatto che i ricchi di oggi siano, con una frase che può sembrare forte ma emblematica, soprattutto figli di ricchi, e i poveri di oggi soprattutto figli di poveri. Questo in qualche modo rappresenta un forte limite nel garantire l'uguaglianza di opportunità, cioè un vantaggio ingiustificato che non solo è riflesso, come in questo grafico, nelle prospettive patrimoniali dei figli di genitori più ricchi o più poveri. Lo stesso grafico potrebbe essere replicato ed è stato replicato anche per i redditi, per esempio redditi da lavoro. C'è una fortissima persistenza nello status economico, nelle condizioni reddituali e patrimoniali della famiglia. Chiediamoci se una società in cui le prospettive, le opportunità di emergere e di avere un futuro dignitoso debbano dipendere da fattori che sfuggono dal controllo degli stessi cittadini, come appunto genere, età e in questo caso il background familiare.
Andiamo avanti. Per quanto riguarda il lascito della pandemia, distinguerei, anche alla luce del consuntivo sul 2021 rilasciato dall'Istat ieri, distinguerei i due anni, il biennio pandemico. Dividiamolo in due parti. Il 2020, l'annus horribilis, l'anno in cui la povertà assoluta, l'incidenza della povertà assoluta ha fatto un serio balzo in avanti, sia su base familiare, 400.000 famiglie povere in più, sia su base individuale, oltre 1 milione di individui più in povertà assoluta. Raggiungiamo i massimi storici, stiamo triplicando il livello di povertà assoluta rispetto al 2007. Va precisato, e questo è molto importante, che il primo anno pandemico ha visto sì un forte calo dei redditi primari, ma è stato anche accompagnato da misure forti di supporto pubblico emergenziale. Questo ha in qualche modo ridotto le perdite del reddito disponibile delle famiglie, ma ha impattato anche la spesa per i consumi, che è la base per il calcolo della povertà assoluta. Va detto che non si sono contratte in media le spese per abitazione nel primo anno pandemico e per l'alimentazione, ma sono calate le spese di natura ricreativa, per le strutture ricettive, per i viaggi. Quindi c'è anche un fattore di cambio nel 2020 di abitudini di consumo degli italiani, accompagnato anche da un forte risparmio che chiaramente non si è distribuito in maniera equa nella popolazione italiana. In questo senso l'episodio pandemico, il 2020, si distingue dal precedente episodio di crisi legato alla crisi dei titoli di debito pubblico del 2013, in cui abbiamo visto un balzo di incidenza simile, ma le famiglie sono state lasciate da sole a vedersela da sole con i propri risparmi privati. Invece in questo momento il supporto pubblico ha avuto un ruolo importante. Nel 2021, dati di ieri di Istat, si conferma una stabilizzazione dei dati del 2020, quindi fondamentalmente rimaniamo a non emergiamo dalla situazione difficilissima del 2020, ma, e questa è una cosa molto importante da sottolineare, questa stabilizzazione in realtà riporta le vecchie ferite, perché nel 2021 vediamo sì stabilizzarsi la povertà assoluta, ma è in decrescita nel nord. Invece nelle aree pre-pandemiche, prima del periodo pandemico, molto in affanno, il centro-sud, soprattutto il meridione, la povertà assoluta cresce. Cresce di nuovo nelle famiglie straniere più che nelle famiglie italiane. Arriviamo a un'incidenza della povertà assoluta enorme anche fra i minori. Non è possibile, non è concepibile un paese, un'economia avanzata come la nostra, pensare di avere 1,4 milioni di minori in povertà. Chiaramente nel 2021 questa stabilizzazione, andiamo avanti con la slide, su questa stabilizzazione ha cominciato a pesare la spirale inflattiva, una spirale che ha colpito in modo differenziato i diversi decili o quintili della popolazione italiana. Se vedete il grafico, poi lo potrete anche vedere più da vicino dalla documentazione condivisa, l'Italia è uno dei paesi, non tutti i paesi, analizzati da questo studio recentissimo, pubblicato pochi giorni fa dal Joint Research Centrum della Commissione Europea, in cui si vede l'effetto regressivo, quindi di fatto dell'inflazione e il suo peso maggiore sui redditi bassi, bassissimi, in particolare per l'aumento legato all'aumento soprattutto dei generi alimentari, delle abitazioni, e quindi fitti e bollette. Bisogna tenerne conto, è merito alla Commissione Europea e ai suoi enti di ricerca di produrre stime granulari sugli effetti distributivi dello shock inflattivo. Andiamo avanti. Come ho detto, l'intervento welfaristico emergenziale messo in campo dagli ultimi due governi è stato fondamentale, ha contenuto il rischio di povertà ed è arrivato addirittura a livellare temporaneamente, perché le misure hanno avuto una durata temporanea, le disuguaglianze nei redditi delle famiglie italiane nel 2020. Almeno questi sono i dati, sono microsimulazioni di Istat, dei ricercatori della Sapienza e della Banca d'Italia, e anche le retribuzioni, le disuguaglianze retributive sul mercato del lavoro. Questo significa che il welfare ha fatto da baluardo. Misure emergenziali chiaramente contengono in questo pacchetto sia il blocco dei licenziamenti sia un supporto agli ammortizzatori, quindi la cassa integrazione in deroga, il supporto, il reddito di ultima istanza, il reddito di emergenza senza il quale molte persone sarebbero rimaste scoperte, e anche l'intervento di una fascia di lavoratori che è tipicamente in Italia poco tutelata, come i lavoratori autonomi, e penso al bonus degli autonomi. Va anche detto che lo Stato ha agito in fretta, è intervenuto in fretta,
Forse diciamo, ha cercato di supportare, chiaramente ci sono misure anche di supporto alla liquidità delle imprese molto importanti e molto significative, ha agito in fretta, spesso alcune misure hanno beneficiato anche persone o gruppi, in questo particolare penso a specifiche imprese, che non ne avrebbero avuto bisogno. Questo lo rivela per esempio l'Ufficio parlamentare del bilancio quando racconta che un quarto delle ore di cassa integrazione in deroga o fondi bilaterali di solidarietà nel primo semestre del primo anno pandemico sono state tirate da imprese che non hanno avuto cali di fatturati. Quindi l'idea era aiutiamo tanto un ombrello, in certi casi c'era la possibilità di migliorare, di una gestione migliore. Comunque va riconosciuto che l'amministrazione e gli erogatori di questi servizi sono stati sottoposti, penso all'INPS, a un carico fortissimo e se la sono cavata, anche se, permettetemi di dirlo, nel contesto pandemico Oxfam Italia insieme alla Diaconia Valdese opera su scala decisamente chiaramente più bassa rispetto ai nostri fratelli maggiori della Caritas sul territorio nazionale. Nei nostri centri di supporto agli individui più vulnerabili sparsi sulla penisola abbiamo registrato un serio problema di godimento effettivo e quindi, se vogliamo, di esclusione effettiva da queste misure, dovuto al fatto che molti cittadini si sono ritrovati a non conoscere le misure, ci sono stati problemi e campagne informative poco adeguate e soprattutto, siccome l'erogazione delle misure richiedeva spesso e volentieri un passaggio digitale, abbiamo visto tanta vulnerabilità legata all'alfabetizzazione digitale e generale. Oltre al fatto, vi riporto questo, che molto spesso il welfare viene riconosciuto, almeno nell'esperienza dei beneficiari dei nostri centri, 25.000 individui aiutati, supportati nel 2020, come una concessione e non come un diritto. Andando avanti, i più colpiti dalla pandemia. Ripeto, è molto importante dividere il periodo pandemico, il biennio pandemico in due. Il 2020 ha visto, se volete, il driver dell'impoverimento chiaramente passa per il mercato del lavoro, per l'espulsione dal mercato del lavoro delle fasce più vulnerabili, meno protette, meno tutelate e spesso e volentieri che si trovano in condizioni anche retributivi e di stabilità, di continuità lavorativa più basse. Non è un caso che succede questo, purtroppo accade nei momenti pandemici, così come anche nel 2021, nel periodo di ripresa, nel suo consolidamento, vediamo cosa succede adesso. Come giustamente ha ricordato il Presidente, siamo in un momento non solo di crisi inflattiva, ma anche di gravi eventi e prospettive, purtroppo recessivi, rischi recessivi concrete. Il 2021 ha visto anche una ripartenza nell'incertezza, per carità, degli attori d'impresa sulla durata della crisi pandemica e sul consolidamento o meno della crescita, ha visto anche ripartire e recuperare le fasce più colpite, i giovani e le donne sul mercato del lavoro, che hanno recuperato alla fine del 2021 i tassi di occupazione prepandemici, ma purtroppo il traino è legato fondamentalmente a un'occupazione di tipo precario. Quindi non a tempo determinato, part time o, come riporta, se vogliamo chiudere le rilevazioni Istat sul 2021, con una prevalenza di contratti di breve e brevissima durata purtroppo. Vorrei sottolineare, questo è molto importante, che la pandemia è uno shock, ha rappresentato uno shock, però ha inficiato, parlando di categorie più deboli sul mercato del lavoro come le nuove generazioni e le donne, ha in realtà impattato un mercato del lavoro in cui le problematicità e le difficoltà di queste categorie erano di fatto strutturali. Quindi da questo punto di vista, tra i rapporti condivisi nelle more del tempo concessomi, veramente consiglio una lettura attenta degli approfondimenti che abbiamo fatto, rilasciato a maggio in occasione dell'Oxfam Festival Fiorentino, in cui abbiamo avuto modo di discutere di questi temi anche con i rappresentanti istituzionali del governo, le interviste al Alessandro Rosina e a Linda Laura Sabodini sulla congiuntura pandemica e sulle difficoltà strutturali delle nuove generazioni. Ricordo solo che usciamo da un periodo pluridecennale in cui l'inclusione efficace lavorativa e in generale tra le forze attive del paese e dei giovani è un grande vulnus nel nostro paese. Abbiamo purtroppo un paese in cui le forze attive
sono più avanti con l'età, l'inclusione dei e abbiamo investito moltissimo piuttosto che sull'inclusione delle nuove leve su cui costruire anche l'innovazione, sviluppare, rendere il nostro paese competitivo. Abbiamo purtroppo investito su altro, sull'allungamento dell'età pensionabile rispetto su, appunto, sul contenimento dei costi per la finanza pubblica associate a tale invecchiamento, piuttosto che valorizzare il contributo di ciascuno durante le diverse fasi dell'età lavorativa. Per non parlare chiaramente del fenomeno dei NEET, che nel corso della pandemia ha visto una non solo esplosione, ha visto anche un consolidamento, persone che NEET nel 2019, quindi giovani non inseriti in nessun percorso di istruzione, formazione fuori dal mercato del lavoro, che sono rimasti per 12 mesi in questa condizione, con l'incidenza dei NEET aumentata fra chi ha chiaramente basse qualifiche, bassi titoli di studio. Il titolo di studio durante la pandemia ha fatto da baluardo, ha protetto in termini relativi di più, oppure NEET nelle aree rurali o nel mezzogiorno. Per quanto riguarda le problematiche legate al mercato che hanno colpito le donne sul mercato del lavoro in Italia durante la pandemia, permettetemi di dire che il primo anno della pandemia è stato chiamato she-session, una recessione al femminile. Le donne hanno avuto un calo occupazionale in termini relativi rispetto ai colleghi maschi molto più marcato, legato sia a fenomeni di segregazione orizzontale, quindi settori più colpiti, sia per l'aumento del lavoro di carico di cura eccezionale sulle loro spalle. E purtroppo su il recupero, come ho detto, dei tassi di occupazione non va di pari passo con le problematiche note, quindi non vediamo una ricomposizione del mercato del lavoro tale da poter dire che ci sono stati significativi progressi nel contrastare segregazione orizzontale e verticale o nel supporto alla conciliazione, quindi a un investimento massiccio. Vedremo gli effetti del PNRR, ci sono sicuramente delle misure positive sulle infrastrutture sociali che potrebbero liberare soprattutto il tempo delle donne. Mi avvio verso la parte conclusiva della presentazione, andrei con la slide avanti. Il tema della povertà in Italia va collocato, almeno dal nostro punto di vista, quando si parla di condizioni materiali, nel mercato del lavoro. Un mercato del lavoro profondamente disuguale che purtroppo genera strutturalmente povertà. E il problema che registriamo è che, di fronte a una ripresa dei tassi di occupazione, come ho detto prima, torniamo allo status quo. Lo status quo che vede il nostro paese in una condizione in cui un lavoratore su 8 nel 2019, prima della pandemia, e che rischia di esacerbare questo dato, viveva in condizione di povertà lavorativa, ovvero lavorava per più della metà dell'anno, ma viveva in un nucleo familiare, quindi pesa chiaramente la composizione del nucleo familiare, altre forme di reddito, con reddito disponibile equivalente inferiore al 60% di quello mediano nazionale. Un fenomeno in crescita nella decade fra il 2006 e il 2017, purtroppo, a tempi consistenti, un fenomeno che colpisce tantissimo e di più nuclei monoreddito, chi ha un lavoro autonomo, e tra i dipendenti chi lavora in regime parziale. La crisi del lavoro non passa solo per il fenomeno della povertà lavorativa, che è un inquadramento di lavoratori in ottica familiare, ma anche ai lavoratori con le basse retribuzioni. Purtroppo, anche in questo caso, vediamo un lavoratore su 5 e uno su 3, se consideriamo il solo settore dei dipendenti del settore privato, avere basse retribuzioni. Anche qui un trend in crescita, e se guardiamo su una prospettiva trentennale scopriamo che cala la quota dei lavoratori che riuscivano a sopravvivere con un unico lavoro. Quindi un solo lavoro non basta, e non basta neanche quello che si ha, purtroppo. E sono in una commissione che si occupa di diritti umani. Il lavoro, per la nostra Costituzione, rappresenta la base per la libertà e per la dignità dell'individuo. L'articolo 1 gli assegna un'importante funzione, quella di concorrere al progresso materiale e spirituale della nostra società. Purtroppo, con questi presupposti e con una scarsa valorizzazione del lavoro sociale, vorrei ricordare a tutti quanto noi tutti, durante il periodo più buio della pandemia, nel lockdown, abbiamo vissuto un esperimento collettivo, quello di una valorizzazione di professioni che spesso non notiamo, dagli operatori sanitari precari, a chi ci consegnava il cibo, a chi ci supportava nel lavoro di cura domestico,
Bene, abbiamo un lavoro scarsamente riconosciuto dal punto di vista sociale, molto discontinuo, con marcate disuguaglianze reddituali e retributive. Quindi da questo punto di vista il problema va affrontato. Le ultime due slide, le cause devono essere messe a fuoco, in realtà sono note e sono state messe a disposizione del pubblico, se volete, da tantissimi rapporti, non solo da organizzazioni non governative come la nostra, ma anche da istituti come l'INAP, l'Istat stesso, i gruppi di lavoro al Ministero del Lavoro. Ricordiamoli brevemente, in primis, le cause della povertà lavorativa e anche delle disuguaglianze sul mercato del lavoro sono riconducibili al fatto che negli ultimi 30 anni il nostro paese vive un serio processo di deindustrializzazione e di terziarizzazione. La nuova occupazione creata, purtroppo, è stata creata in settori economici a basso valore aggiunto, con bassi salari. Il nostro tessuto produttivo è fatto di micro e piccole imprese, che purtroppo mediamente sono scarsamente propense all'innovazione e investono poco nel capitale umano. Pesa anche il fatto che molte di queste siano a conduzione familiare, che ha vantaggi e tanti svantaggi in termini di opportunità di crescere, innovare, competere e assumere logiche più prettamente imprenditoriali sul mercato. Pesa molto anche una stagione di politiche di flessibilizzazione orientata alla creazione di nuovo lavoro. L'abbiamo creato, c'è stato un boom dell'occupazione, ma poi abbiamo scoperto di vivere in un'epoca, una stagione di precarietà. Abbiamo rilassato tanto ridotto le condizioni per la possibilità di assunzione a tempo determinato, sono state rilassate, abbiamo rilassato le possibilità per esternalizzazione del ciclo produttivo. Abbiamo di fatto dualizzato il nostro mercato del lavoro con una contrapposizione fra marcata nelle condizioni di lavoro, non una contrapposizione fisica fra i lavoratori a tempo indeterminato, anche loro erosi purtroppo nelle tutele, e i lavoratori più saltuari, più atipici. Di fatto abbiamo un eccesso di ricorso a contrattazioni di tipo atipica che squalifica la dignità di chi lavora. Infine, pesa molto anche le strategie competitive delle nostre imprese. Non è un'organizzazione come Oxfam a dirlo, sono i rapporti sul mercato consuntivi, sul mercato del lavoro in Italia per il 2020-2021, fatti da Istat, Ministero del Lavoro, ANPAL. Purtroppo la strategia competitiva delle nostre imprese è mediamente, al netto di alcune meritorie eccezioni, basata sulla compressione, fortemente sulla compressione del costo unitario del lavoro, che permette anche, a fronte a margini realizzati in questo modo, a purtroppo una spirale negativa a non investire in innovazione e quindi in un aumento di livelli di produttività e innovazione dei prodotti e dei processi. Pesa molto l'indebolimento, ultimo fattore, della rappresentanza sindacale, ancor di più delle categorie datoriali. Osserviamo, e questo credo che siate consapevoli, nell'ultimo rapporto pubblicato dal CNEL, che abbiamo una proliferazione di contratti collettivi nazionali del lavoro, duplicati dal 2015 al 2021, passati a circa 1000, ci sono purtroppo seri problemi sul quanto questi riescono a garantire i salari minimi adeguati. La contrattazione pirata purtroppo è in aumento e abbiamo una difficoltà endemica sia per quanto riguarda le parti sociali sia anche per quanto riguarda il legislatore a riuscire a definire la criteri di misurazione della rappresentatività sia tanto sindacale quanto delle categorie datoriali. Ultima slide, sono delle considerazioni di policy per contrastare fenomeni come povertà o disuguaglianze. Chiaramente l'agenda politica può essere ed è estremamente ampia, tiene conto di misure di natura redistributiva e tiene conto di misure di natura predistributiva, ovvero misure che intervengono legate all'istruzione, legate a politiche della concorrenza, che intervengono su dove si formano le disparità, direttamente sul mercato. Io ho voluto enfatizzare in questa slide conclusiva alcune riflessioni di policy, le trovate nei rapporti condivisi con la Commissione, più estesi, più elaborati, su tema povertà e disuguaglianze. Brevemente vorrei sottolineare quanto, almeno dal punto di vista della mia organizzazione, la discussione sul quanto rimaniamo scioccati di fronte ai dati sulla povertà, all'aggravarsi del fenomeno da una parte, e quanto dall'altra parte purtroppo vediamo una comunicazione in parte istituzionale, in parte mediatica del nostro paese, che cerca di, spesso e volentieri, come la vediamo noi, di colpevolizzare i poveri stessi. Mi riferisco soprattutto a una misura che, nonostante criticità e bisogni di riforma, ha fatto da baluardo come il reddito di cittadinanza e ha tutelato, ha protetto
le famiglie più povere. Spesso sentiamo nel dibattito pubblico che i beneficiari del reddito di cittadinanza sono persone disincentivate al lavoro, sdraiate, fannulloni. È una narrativa pericolosa che non tiene conto della realtà dei fatti. Il beneficio medio per nucleo familiare del reddito di cittadinanza è di 580 euro in questo paese. I problemi non sono dei beneficiari, quando si parla di politiche di attivazione lavorativa, ma, se vogliamo, del sistema di politiche attive del lavoro carente su cui il governo meritoriamente, devo dire, sta cercando di investire, anche per far fronte di un cambio di nuove richieste di nuove competenze al mercato in un'epoca di transizioni digitale, green, che avrà bisogno di un reskilling e di upskilling di chi non ha queste competenze. Il problema spesso è nelle basse competenze di quei beneficiari del reddito di cittadinanza che nel terzo, diciamo, più vicino al mercato del lavoro occupabile, che non matchano con le domande con la domanda di lavoro. Quindi il problema, semmai, politiche attive, competenze basse da portare su, ma non gli stessi. E devo dire che stupisce molto, trovandomi in un importante palazzo istituzionale, stupisce molto come alcune note criticità della misura, elaborate e presentate dalla commissione guidata da Chiara Saraceno, di valutazione scientifica previsto da questo istituto, e presentate alle istituzioni nello scorso autunno, non abbiano fatto breccia alcuna. E questo vuol dire che meccanismi di equità, ma anche di efficienza, aumento dell'equità e dell'efficienza dello strumento, non sono stati presi in considerazione. Un particolare rilievo, le conoscete queste misure, queste valutazioni, ne sono chiaramente pienamente sicuro. Un'importante considerazione, per esempio, è sul disincentivo al lavoro. Sapete bene che chi trova un lavoro grazie al reddito di cittadinanza, per ogni euro aggiuntivo perde 80 centesimi di sussidio. Questo si chiama trappola della povertà, e si chiama forte disincentivo al lavoro. Ne è consapevole, per esempio, il Presidente del Consiglio Draghi, ha parlato dell'importanza di ridurre questa aliquota marginale effettiva, ridimensionarla, dare la possibilità di cumulare, visto che spesso le occupazioni che trovano le persone sono saltuarie, precarie, chiamarle congrue è un po' difficile. Ha parlato di un abbassamento di questo livello di aliquota marginale, tema che è stato centrale per la discussione della riforma della delega fiscale, per la riforma del nostro sistema fiscalità. È stato un mantra, è stato un obiettivo individuato dalla Camera in particolare, ridurre le aliquote marginali. Quando si è trattato però dello strumento come reddito di cittadinanza, il tema è sparito. Per non parlare chiaramente di iniquità nell'accesso, di squilibri nell'importo del beneficio, che purtroppo penalizza famiglie numerose con minori, quelli che Istat ci racconta essere tra le famiglie in maggiore difficoltà. Quindi questo strumento dovrebbe assolutamente essere riformato, ma soprattutto servirebbe un po' più di attenzione sul distinguere gli intenti dai beneficiari. Alcuni interventi sono meritori di attenzione. La valutazione di Oxfam è molto positiva sull'assegno unico universale, portata avanti con alcuni caveat tecnici, ma è una misura di razionalizzazione di misure preesistenti di supporto alle famiglie con i figli, molto importante, estremamente importante. Riuscirà a raggiungere i lavoratori autonomi, riuscirà a raggiungere gli incapienti. Devo dire chiaramente che non, insomma, è finalizzato è un tipo di trasferimento molto redistributivo, quindi bene, questo tipo di intervento. Abbiamo bisogno di altri tipi di trasferimenti, perché questo è specificatamente legato alle famiglie con figli, come per esempio i trasferimenti aggiuntivi per chi lavora ma non riesce ad arrivare a una soglia di reddito dignitoso, proposti nella stessa, nelle stesse, dal gruppo di lavoro sulla povertà lavorativa del Ministero del Lavoro. Un appunto critico sulla delega fiscale. Capisco l'eterogeneità chiaramente della maggioranza, questo è comprensibile, ci sono visioni e vedute diverse. Preoccupa il fatto che la funzione redistributiva, che non è l'unica funzione chiaramente della leva fiscale, sia stata molto soggiogata e molto ridimensionata, e anche valutazioni importanti sull'equità, soprattutto orizzontale dell'intervento, appaiono molto, molto sbiadite con il risultato, della delega. Da ultimo, abbiamo parlato di lavoro povero. La preoccupazione che nutriamo è legata al fatto che siamo in una stagione in cui il Paese guarda le istituzioni con un bisogno di accorata speranza.
abbiamo bisogno, tutti guardano questa grande opportunità che ci si presenta davanti con la speranza di veder migliorare le proprie condizioni. Dal nostro punto di vista il PNRR di fronte a conclamata avallo e predefinizione di obiettivi trasversali come quella di riduzioni nefaste delle disuguaglianze nel nostro paese, quelle orizzontali, di genere, generazionali e di vari territoriali, purtroppo trascura, soprattutto sul lato della creazione, dell'incentivazione, della creazione di buona occupazione, lavoro di qualità, un'azione più incentrata di governance economica dei processi. In questo, frase complicata per dire che politiche industriali di lungo regime e poter chiamare il PNRR un'agenda di sviluppo sotto questo profilo è piuttosto difficoltoso, come abbiamo scritto e ribadito. Abbiamo purtroppo misure e investimenti che rischiano di ancora avvantaggiare in qualche modo settori di cui parlavo prima, bassa produttività del lavoro. Non chiediamo condizionalità ai soggetti privati chiamati a realizzare i progetti su cui il pubblico investirà, e non investirà gratis, investirà chiaramente a debito, un debito che passerà alle nuove generazioni. Non chiediamo condizionalità né di innovazione né di sostenibilità né sulla qualità del lavoro. Crediamo che sia anche giusto che quando gli investimenti passano, soprattutto penso ai bandi del PNRR, del Piano Nazionale Complementare, passano per l'operatore pubblico, che i benefici i proventi di questa crescita siano distribuiti in maniera più equa. E questo significa anche che ci sia qualcosa che finisca un po' di più al fattore lavoro. La condizionalità sulla nuova occupazione è interessante, però appunto ci sono meccanismi di deroga che rischiano purtroppo, soprattutto sul profilo di genere, di incagliare e mantenere la segregazione orizzontale e verticale. Vedremo come andrà, c'è un importante impegno di monitorare il rispetto di queste nuove clausole di condizionalità di creazione dell'occupazione. Ripeto, dobbiamo controllare, se vogliamo contrastare la povertà e soprattutto la povertà lavorativa, bisogna chiaramente vedere la qualità del lavoro che andremo a creare in questa nuova stagione. Vi ringrazio per l'attenzione. Io ringrazio lei, dottor Maslenikov, perché anche se non avrei voluto sentire, perché comunque ci dà dolore, no? Vedere che abbiamo una condizione di difficoltà di tanti nostri concittadini. Al tempo stesso la sua spiegazione è stata così vasta e completa, seppur nel tempo dedicato, che insomma, anzi l'avremmo sentita ancora a lungo. Però adesso andiamo un attimino a un piccolo confronto. Io, i numeri sono veramente forti, lei l'ha ricordato bene, ed è questo stato uno dei motivi per cui io come Presidente, ma con la Commissione, con la sensibilità che tutta la Commissione ha su questo tema, abbiamo fortemente voluto un dibattito sulla povertà, cioè proprio sul diritto di vivere una vita dignitosa che debbono avere gli italiani. E sentire che la nostra nazione, che è sempre stata fra quelle più prospere, conosciuta e rinomata al mondo per il suo risparmio individuale, per il suo welfare, penso alla sanità, penso alle tutele del lavoro, come sia negli anni di questa strana globalizzazione, che oggi la guerra ci ha un pochettino rimesso un po' in discussione, insomma, come anche la pandemia, no? Vedere quante difficoltà stiamo avendo e stanno subendo i nostri concittadini deve essere una spinta, un argomento che deve portare a riflettere la classe politica, perché chiaramente da noi deriva la responsabilità di trovare la soluzione a difficoltà nuove, accresciute. E se vediamo appunto che le famiglie sono passate, le famiglie in povertà assoluta, da 1,6 milioni nel 2019 a 2 milioni nel 2020, accresciute ulteriormente di un altro milione nell'ultimo anno, come ci ha ricordato amaramente l'Istat ieri, e oggi sono un totale di 5,6 milioni, è un dato che veramente non ci può lasciare indifferente. Così come non ci può lasciare indifferente quello che citano tutti i rapporti, e lei ci ha ricordato bene, quando la diversità di genere incida su questo aspetto, quando i giovani oggi siano messi in difficoltà nella loro condizione attuale, ma ancora di più di quella che sarà nel futuro, la loro condizione di adulti. La differenza fra seppur abbiamo vissuto momenti differenti, perché i nostri nonni non è che venissero da una condizione di ricchezza, no? Però la prospettiva del futuro è drammatica, lei ha parlato bene dell'ascensore sociale, di come chi oggi
vive in questa condizione, abbiamo visto che come numericamente rilevante abbia poche possibilità, cioè noi siamo cresciuti nel miraggio, no? Nel sogno dell'ascensore sociale, no? Cioè, chiunque di noi, penso che se pensiamo alla condizione sociale dell'Italia di 50 anni fa, di un secolo fa, c'era un livello di persone che vivevano in una borghesia e di un benessere e altri sicuramente in condizioni differenti. Però tutte queste persone hanno fatto studiare i figli, sono diventati nuovi dottori, nuovi professionisti, la categoria sociale più evoluta che ha ambito a realizzarsi come deve essere nella società evoluta. Ora questo futuro, io lo dico non da politico ma da genitore, come possiamo garantirlo ai nostri figli, no? E questo è l'interrogativo. E mi fa piacere aver visto, poi i dati che lei ha detto, io la ringrazio, lei rappresenta l'advocacy della Oxfam Italia, che insomma è una delle associazioni che si impegna su questo tema, ma è un tema ed è un discorso che viene fuori da tutti gli attori impegnati in questo studio, in questa rilevazione, in questa analisi, che siano Caritas, che siano Istat, che siano i ministeri preposti, tutte le figure, quindi questo dato è certo. E lei ha ricordato bene come questa cosa sia drammatica. Io aggiungo un dato che non è altro che l'interpolazione di quello che lei ci ha riportato. Insomma, no? Nei primi 2 anni di pandemia i 10 uomini più ricchi del mondo hanno più che raddoppiato i loro patrimoni. Nello stesso periodo si stima che 163 milioni di persone siano cadute in povertà a causa della pandemia. In Italia appunto i famosi 1 milione in più. Ora, questa differenza del gap, di come si sta muovendo la nostra società, di come chi è ricco tenda ad avere più facilità a diventare più ricco fino a raddoppiare i propri patrimoni e chi non è ricco va in questo vortice, in questa vite che lo spinge sempre di più verso la povertà. Questo poi è in effetto, lo dicevamo prima, combinato fra delle condizioni che ci siamo trovati a vivere, a gestire noi come politici. E lo dico senza voler per questo assolvere alla mia categoria, no? Di condizioni che sono arrivate sulla nostra nazione, sul nostro continente in maniera indipendente, cioè non è che sono frutto di un errore politico, spesso alle volte facciamo l'analisi, lo fanno gli storici, gli economisti, no? Di quando magari all'aver fatto delle scelte piuttosto che delle altre abbia portato delle nazioni in una condizione di maggiore benessere o povertà. Purtroppo insomma la crisi della guerra Russia-Ucraina è nata dal loro conflitto, sicuramente saranno anche responsabilità generali, però insomma noi le stiamo vivendo. La pandemia è arrivata da un virus su cui possiamo farci tanti resoconti, leggere o interpretarli come vogliamo, ma l'abbiamo subito. E allora mi ha fatto piacere ascoltare dalla sua relazione, che è terza indipendente e credo quindi reputata ad essere un osservatore degno della massima attenzione, l'aver apprezzato gli interventi fatti, seppur in questi momenti, seppur in un'urgenza, seppur in una nazione che aveva già tanti deficit, insomma, che la pandemia ha messo tutti noi al pettine, insomma, no? Quindi vedere come l'azione sul welfare sia stata utile, addirittura a comprimere questi danni, che sono comunque elevatissimi, ma lei ha detto bene come insomma alcune azioni, l'ha citato nelle sue slide, il reddito di cittadinanza, il supporto siano stati importanti e come invece la scarsa rappresentanza sindacale, aver perso nel tempo delle azioni nei confronti del mondo del lavoro, la tipologia dei contratti, no? Lei parlava di come tante persone hanno una capacità di reddito bassa, come hanno dei contratti precari e questo lo riscontriamo proprio nei dibattiti che facciamo in strada, no? Con i nostri concittadini che rappresentano queste cose, quindi ed è giusto che noi prendiamo considerazione di questa cosa come categoria politica, perché la povertà non deve essere un argomento di scontro e di parte, perché ognuno di noi rappresenta una forza politica, spesso anche ci sono dei riferimenti con categorie di lavoro e roba del genere, ma la tutela del benessere sociale è trasversale, perché persone che hanno un maggior reddito potranno spendere di più, quindi favoriranno l'impresa, favoriranno il benessere economico, quindi la povertà globale trascina verso il basso tutto il nostro assetto sociale, da quello delle persone che hanno un lavoro autonomo, che hanno un reddito maggiore, ma che fondano sul fatto che ci sia un benessere che mette in ciclo la nostra economia, che in un paese occidentale possa portare le persone a vivere bene. Quindi detto questo lascio lo spazio, chiedo scusa se mi sono allungato, ma il tema veramente era fondamentale. Aggiungo solo un ultimo aspetto, sono quelli della povertà
che saranno indotti sul piano internazionale dal conflitto. Si parla di crisi alimentare, si parla di milioni di poveri, di persone che vivono fuori dalla nostra nazione con una media di $1,09 al giorno. E sapendo bene quanto sia stato pesante sulla nostra economia anche il tema delle migrazioni, no? Di cui spesso quelle che magari venivano contestate erano quelle economiche, però non si può non ragionare che la crisi alimentare porterà degli squilibri globali che esporranno tutti i paesi occidentali ad un afflusso di persone che fuggono, direi anche di diritto, dalla fame e dalla povertà. Quindi noi dobbiamo ragionare su questi temi, li dobbiamo gestire, perché pensare di prevedere il futuro ci aiuterà a gestire meglio la nostra nazione. Lascio lo spazio ai colleghi, chiedo scusa, ma il tema mi portava... Ma senz'altro grazie dei dati e grazie anche del quadro disegnato, anche se a me sembra che ci sono due o tre elementi che forse potrebbero completare alcune delle cose dette. La prima è quando lei fa l'osservazione di dire... famiglie ricche generano, figli ricchi che probabilmente implementano il patrimonio. Come dire, la famiglia resta uno degli indicatori, sia uno dei predittori, sia però anche uno degli elementi facilitatori, non solo per l'inserimento professionale, vedi l'istituto delle relazioni familiari che facilita l'inserimento professionale, eccetera. Però mi sembra che non si sia detto nulla della crisi della famiglia e di una serie di spinte eccentriche a quei modelli familiari che sono stati, come dire, ampiamente criticati, smontati, smantellati. E conosco alcuni degli studi anche della professoressa Saraceni, non è certamente un grande sostenitore dell'istituto famiglia, perlomeno nella sua dimensione di costruzione di coesione sociale e quindi anche di supporto anche positivo nel momento della difficoltà. Altro elemento che a mio avviso forse avrebbe meritato una inquadratura più specifica e più attenta è quello della seconda agenzia importante che è la scuola, intendendo per la scuola anche quel livello di esigenza. Noi abbiamo maturato in questi anni un livello di compiacenza nei confronti degli studenti, anche attraverso un allargamento quasi smisurato delle responsabilità attribuite alla scuola, che è andato a sottrarre risorse e energie rispetto a quell'asse strutturale della formazione, anche diciamo tra virgolette intellettuale, intesa come formazione non solo di contenuti da apprendere ma anche di contenuti per apprendere, cioè di modalità per apprendere. E anche lì mi sembra che noi abbiamo in qualche modo un po' impoverito quella dimensione della scuola anche come luogo in cui l'impegno, intanto il grande fattore è stato negli anni di equilibratore tra le famiglie, più abbienti e meno abbienti, nel senso che una scuola di qualità ha permesso anche a figli di famiglie magari meno dotate, meno ricche, però di poter accedere a conoscenze e di far emergere il merito individuale, intendendo per merito non soltanto le capacità, ma anche la motivazione, anche la volontà, anche la sana ambizione personale. Quindi io credo che questi sono intanto importanti punti di riferimento. L'altra cosa, la riflessione sul reddito scolare, di cittadinanza, cioè noi non ci rendiamo conto che la cosa principale che ha indebolito, a parte il bluff assoluto, che è quello dei navigator, di cui non parliamo mai, ma che rappresentano uno dei momenti bui di un investimento che è stato fatto a fronte non solo di competenze mancate, ma anche a fronte di una non conoscenza reale da parte stesso di queste persone delle opportunità professionali concrete che avrebbero potuto, come dire, offrire o facilitarne la scoperta alle persone. E quindi, diciamo, nessuno tocca mai il tema del flop dei navigator, che sono gli unici che hanno trovato lavoro in questi anni, a fronte di un lavoro in molti casi non svolto, no? Cioè, è il buffo, il paradosso, no?
E l'altra cosa però è anche vero che questo ha sottratto energie allo spirito di iniziativa. Lo vediamo in questi giorni, è notizia giorno sì e l'altro pure, della difficoltà che fanno un'economia che cerca di rimettersi in movimento a trovare persone che si inseriscano nel mondo del lavoro, semplicemente perché ovviamente un reddito di cittadinanza a costo, diciamo, zero per il soggetto e a ingresso sicuro, di fronte a quella che è comunque la fatica, perché la fatica del, che so io penso anche a tutta la, come dire, classica offerta di lavori stagionali dell'estate in un turismo che sembra riprendere quota in questo momento, dove la gente ti dice che non trovano persone giovani né che si vogliono impegnare nel settore alberghiero, nel settore anche nemmeno dei villaggi vacanza, perché comunque la disciplina chiede qualcosa in cambio. Viceversa, noi al reddito di cittadinanza non abbiamo chiesto nulla in cambio. Io c'ero quando è stato fatto il dibattito iniziale, si diceva che si sarebbero chieste delle ore di impegno sociale, no? A fronte di una cosa si sarebbe chiesto un contro, mai chiesto a nessuno, senza nessuno. Cioè, voglio dire, ci sono delle ipocrisie di proposta e delle interpretazioni che vogliono totalmente essere difensive. Lo stesso Presidente Draghi si è espresso criticamente nei rispetti di uno strumento, non tanto dei soldi che ti do, non tanto della misura assistenziale che ti do a fronte di una condizione di necessità e di povertà, ma di quella povertà educativa, che è la povertà motivazionale, che è la povertà dello spirito di iniziativa, che è la capacità di mettersi in gioco, che è la capacità anche di cogliere quanto costa, non solo il lavoro, ma di quanto costa il reddito da lavoro, no? Cioè, quindi mi sembra che molte di queste cose ci sia stata un po' una sorta di difesa d'ufficio, no? Della struttura, dell'istituzione, delle cose, laddove invece io credo che ci siano delle circostanze molto pesanti. La pandemia è una di queste, delle circostanste pesanti in derivato, che sono anche quella disparità assurda nella distribuzione anche della cassa integrata, in cui noi abbiamo sostenuto anche aziende che non avevano motivo di essere, diciamo, sostenute, e viceversa abbiamo comunque anche lì implementato una serie di misure che non davano ragione, come adesso ci dicono che il famoso super bonus riflette alle spalle errori di calcolo, per cui costa infinitamente di più di quanto non sia possibile garantire. Cioè, mi sembra che ci sono degli errori strutturali anche nell'affrontare il tema della povertà, in cui a monte di tutto questo tu trovi anche, quando dici un errore nel calcolo, io voglio mettere nella migliore delle ipotesi, trovi anche una incapacità dei processi di formazione. E ultimo, ma non ultimo delle cose, perché potrei dire oggettivamente molte altre cose, è chi l'ha detto che il lavoro di cura debba costare così poco rispetto invece che poi il lavoro prettamente, squisitamente, tipicamente femminile? Se io lo retribuissi meglio, cioè in modo più adeguato, invece molto spesso il lavoro di cura oggi è retribuito meno del reddito minimo. Meno di 9 ore l'ora, no? Con tutto quello che questo significa. Quindi mi sembra anche che ci sono degli errori di struttura nella valutazione e quindi anche poi delle misure di compensazione, non dico di sovracompensazione, ma ci potrebbe anche essere una compensazione per il danno indotto successivamente, che potrebbero rappresentare una risposta, quindi non solo alla disgrazia assoluta del momento storico che ci è dato di vivere, perché noi poveracci abbiamo avuto la pandemia e poi abbiamo la guerra. Tra l'altro le notizie di oggi, dico giornale radio, quindi non voglio dire che siano notizie particolarmente, c'era il ministro Cingolani intervistato, era Rai 1, quindi voglio dire, tanto per dire qual è la fonte, qual era la cosa ascoltata, il ministro Cingolani, il quale parlava del prossimo inverno come un inverno molto freddo, molto duro e molto così. Allora, è vero che tutti i prezzi di tutto questo sono tutti frutti, sono solo frutto di una serie di circostanze avverse in cui siamo messi, o sono anche frutto di scelte tecnico-strategiche fortemente ideologizzate in un certo modo e poi messe in carico alle categorie più semplici.
perché, ecco, o perlomeno le categorie più fragili. Perché queste un poco sono le domande che credo anche criticamente noi dobbiamo porci per non avere soltanto un atteggiamento compiacente nei confronti della diagnosi e poi un atteggiamento cieco nei confronti della terapia, posto che non siamo stati in grado di fare quella che è la vera grande operazione che in medicina si fa, che è quella della prevenzione. Non siamo stati in grado di prevenire, però poi abbiamo fatto delle diagnosi di cui ci siamo anche compiaciuti, dell'eleganza formale, delle espressioni, ma alle quali non abbiamo fatto corrispondere, no? Anche nella messa sul piatto, se non una difesa d'ufficio di chi aveva assunto determinate posizioni, e la situazione invece in cui stiamo vivendo, e stanno vivendo una serie di persone, è oggettivamente una situazione molto difficile, ma non è quel tipo di analisi parcellizzata o comunque con un'angolatura particolare quella che giustificherà poi o aiuterà poi a prendere le misure, diciamo, di riparazione e anche di rilancio adeguate. Grazie collega Binetti. E se voleva, dottore, sì, commentare. Eccolo qua, ecco. Sì, grazie Presidente per gli spunti e alla senatrice Binetti per le riflessioni. Sì, commenterei dicendo che sono d'accordo sull'ultima, su una delle considerazioni conclusive, cioè che fenomeni come povertà e disuguaglianza non sono casuali. Certo, ci sono shock che hanno, come abbiamo visto, effetti asimmetrici, esogeni, indipendenti da noi, ma dal nostro punto di vista sono invece il risultato di scelte politiche precise. Quindi noi non vediamo né la povertà né le disuguaglianze socio-economiche ineluttabili. Voglio ricordare che contrastare, cioè, è importante dircelo, noi veniamo da una filosofia per cui riteniamo sia povertà e disuguaglianze siano fenomeni diversi da una parte, ma dall'altra gli interventi che proponiamo sono interventi che cercano di migliorare le condizioni delle fasce più vulnerabili, senza però trascurare il fatto che questo miglioramento avrà effetti re o predistributivi anche su chi povero non è. Su questo possiamo chiaramente discutere, ci possono essere più o meno su alcune misure convergenze, su altre no. Su alcuni temi che lei ha toccato, il tema famiglia, a parte il fatto che la povertà è chiaramente un fenomeno multidimensionale, povertà è mancanza di spazio, habitat, relazioni, capabilities, alla Marzia Sen, e io mi sono concentrato molto sulla dimensione chiaramente è prettamente economica in questo contesto. Vorrei dire, per quanto riguarda il tema famiglia, andando in ordine sarò velocissimo, nella mia presentazione e nell'individuare vantaggi ingiustificati, la famiglia entra chiaramente fortemente in condizione. Dopodiché io non le, lo ha detto bene anche lei, se pensiamo al modo in cui si accede al mercato del lavoro, per esempio in Italia, pesa moltissimo il network relazionale. Studi empirici hanno fatto vedere che a parità di capitale umano accumulato, se vogliamo, di ciclo di istruzione, esiste in Italia, sul mercato italiano, un premio al capitale relazionale, che in alcuni casi può essere motivato da soft skills sviluppate e che hanno diverse livello di soft skills nelle famiglie più ricche, capacità di leadership, eccetera. A volte sono veri e propri premi al background di provenienza. La scuola, sì, non entrava in questa discussione perché i temi chiaramente sono lunghissimi. Io le direi che siamo chiaramente in un paese in cui povertà economica e povertà educativa vanno abbastanza a braccetto. Abbiamo dei livelli di dispersione scolastica terribili, molto diversificati, fallimenti nell'apprendimento, altrettanto diversificati. La scuola è condizione necessaria nel nostro paese per accedere, per acquisire capitale umano, eccetera, però purtroppo è anche un canale di perpetuazione delle disuguaglianze intergenerazionali di cui le parlavo. Famiglie, figli di famiglie più ricche hanno accesso a opportunità di istruzione formale e attività extrascolastiche migliori nel nostro paese, e quindi spesso e volentieri chi studia la mobilità intergenerazionale registra anche empiricamente il fatto che disuguaglianze di partenza economiche diventano disuguaglianze educative e poi si ripresentano anche nelle disuguaglianze degli esiti. Quindi investimento nel capitale umano della scuola sì, soprattutto per
soprattutto per andare a colpire, intervenire su, nei territori a maggior disagio e a maggior dispersione scolastica, fondamentale dal nostro punto di vista il ruolo da assegnare e finanziare delle comunità educanti, però ricordiamoci che rimane e resta un canale anche di per non solo per emergere, ma purtroppo anche di mantenimento delle disuguaglianze. Il ruolo protettivo della famiglia, dal mio punto di vista, non c'è assolutamente nulla di è positivo. Il problema è come noi vediamo, se parliamo dei giovani, le nostre giovani generazioni. Sono una risorsa su cui investire, filosofia dei paesi nordici, oppure sono una risorsa da proteggere con la ricchezza privata delle famiglie? Riflessioni non mie, riflessioni di Alessandro Rosina. Sono persone che dobbiamo in qualche modo lanciare. E qui servirebbero supporto pubblico, un welfare che ai giovani guarda poco, dal punto di vista di supporto abitativo, eccetera, nel confronto con altri paesi e esperienze europee, oppure li dobbiamo, sono immaturi, non pronti e li dobbiamo tutelare. Purtroppo in Italia un po' familisticamente prevale questo. Dopodiché chiaramente non entro in merito nelle discussioni su che cosa sia la famiglia, le ribadisco che dal mio punto di vista è un'unità sociale fondamentale. Dopodiché, cosa siano le famiglie, so bene quali siano le sue posizioni, e su questo chiaramente ci sono e ci possono essere visioni differenti. Sulla questione della povertà lavorativa i Navigator, beh, sì, noi siamo assolutamente d'accordo che la stagione delle politiche attive del lavoro fin qua è stata fallimentare. Ricordiamoci però una cosa: è competenza regionale, quindi lo Stato disegna qualcosa, dopodiché l'implementazione dei programmi. C'è una regione che non ha neanche messo sui centri per l'impiego in questo paese, uno. Due, sono d'accordo che in generale il sistema, e è la nostra rilevazione anche dai nostri community center, le politiche attive pubbliche e alcuni strumenti, per esempio di contrasto ai NEET come garanzie giovani, sono stati fallimentari, certificato anche dalla Corte dei Conti europea e della nostra. Hanno però dato stimoli e io spero e auspico che i nuovi interventi sul piano goal, piano competenze, il rilancio dei CPI con altri finanziamenti, anche un cambio di rotta, non dare a un cittadino che si rivolge a un centro per l'impiego un percorso di formazione generalista, generalizzato, senza capire qual è il suo bilancio di competenze, motivazione e vocazione, ma personalizzarlo. Questa è la filosofia del Ministero del Lavoro, a noi da questo punto di vista piace. Sul reddito di cittadinanza, come le dicevo, noi siamo molto d'accordo sulla necessità di riformare lo strumento. E dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, le proposte della Commissione Saraceno, Caritas e Alleanza per la contro la povertà, molto allineate fra di loro, sono condivisibili. Sono meno d'accordo con lei quando parla e questo purtroppo lo troviamo molto spesso, anche nel dibattito mediatico, sulla stampa, su quanto in realtà l'impossibilità da parte di alcuni imprenditori di trovare forza lavoro sia riconducibile all'esistenza del reddito di cittadinanza. Io vorrei dire che se questi imprenditori competono con, e le ricordo, un importo medio familiare di 580 euro, abbiamo forse un problema sull'offerta salariale e retributiva e sulla qualità dei contratti. L'esperienza dei nostri centri ci sta parlando di una ripresa anche nei servizi turistici, soprattutto nel mezzogiorno di cui parlava lei, in cui l'abuso, il ricorso al lavoro grigio, il ricorso a buste fuori busta paga, la compressione dei diritti e delle retribuzioni è da endemica, si sta esacerbando. Sono invece d'accordo. Quindi da questo punto di vista sono d'accordo sul fatto che condizionare il supporto pubblico sia importante, però da questo punto di vista mi piacerebbe che in generale, quando gestiamo fondi pubblici e quando parliamo di supporto o di incentivo, ne misurassimo l'efficacia. Abbiamo parlato del reddito di cittadinanza, pensiamo a misure di supporto alla liquidità delle imprese, di cui Oxfam si è occupata quando aprile del 2020 si discuteva del decreto liquidità. Prima misura è stata quella di supportare le piccole, medie e grandi imprese con garanzie pubbliche. Abbiamo messo delle condizionalità: investimento deve essere nella produzione locale, non ci deve essere delocalizzazione, tenuta dei livelli del lavoro. Se prendi supporto pubblico non devi distribuire dividendi perché cioè, vorresti, utilizza gli utili che hai tu. Benissimo. Quanto abbiamo monitorato, chiediamoci, questa misura?
poco e niente, è in gestione, per esempio alla SACE. Nel nostro tentativo di capire quanto questa cosa monitorata con atti ispettivi, la risposta è tutto rilasciato all'autocertificazione dell'impresa che riceve una garanzia su un finanziamento alla banca e la banca rendiconta alla SACE. Stiamo parlando di qualcosa come 34 miliardi di euro solo canale Garanzia Italia, che supera di 50% l'erogazione fin qui del reddito di cittadinanza. Quindi in generale sono d'accordo col fatto che incentivi, misure agevolative o misure di supporto debbano essere valutate. Credo che la Commissione Saroceno abbia fatto buone valutazioni e anche riscontrato alcune criticità. E chiudo qui al lavoro domestico, sono molto d'accordo con lei, però mi riferivo al lavoro di cura non retribuito, quindi il quanto cade sulle spalle delle donne, quanto cade il welfare, di fatto le mancanze del nostro welfare. Sul lavoro domestico invece nel rapporto troverà una sezione che è allineata con quanto dice lei, e su casi di abuso sfruttamento è una svalutazione di questa importante funzione nel nostro paese, a cui abbiamo prestato molta attenzione con un'ottima anche penso discussione fatta su questo con il patronato delle ACLI. Grazie. Grazie mille, e vedevo che da remoto ha chiesto di intervenire la collega Vanin, a lei la parola. Il microfono, senatrice, non la sentiamo, anche se sembra attivo, però non la sentiamo. No, è attivo perché si vede che non è mutata e si vede l'alone giallo, verde quando parla. Però per caso adesso è mutato, provi a smutare. Non la sentiamo, non è, forse c'è un dispositivo aggiuntivo? Allora un attimino, provi magari a disconnettersi e ricollegarsi, intanto... Nelle impostazioni di accettare l'audio quando si collega, forse. Provi un attimo, senatrice, un minuto, cerco di aspettare che lei sistemi, se riusciamo. E intanto approfitto, sì, intanto riempio un po' lo spazio per la collega, così gli diamo l'opportunità se riesce a ricollegarsi. E io condivido, dottore, il concetto di quello che secondo me dovrebbe essere una rete nazionale a tutti i livelli, dalle istituzioni nazionali, regionali, comunali. Su questo, ma proprio a livello informativo, riscontrando le difficoltà verificatesi, insomma, no? Abbiamo visto che innanzitutto, lei ha detto bene, determinate riforme arrivano al loro stato definitivo, quello eccellente, ottimale, rivedendo e correggendo tutte quelle cose che nelle fasi di verifiche doverose debbono avvenire. E per esempio la Germania è arrivata a rivedere la normativa in tanti anni, in tanti passaggi. Uno dei punti fondamentali da cui siamo partiti, e non potevamo prescindere da quelli, era il numero degli occupati tipo dei centri degli impieghi. Noi abbiamo circa 8.000 operatori con 200.000 e oltre della Germania, e anche lì andava il supporto dei navigator, che doveva essere un supporto all'integrazione dell'attività, che però doveva essere attuata dalle amministrazioni regionali, in cui lei l'ha ribadito, alcune non sono proprio partite, altre sono state poco efficienti, così come l'attività lavorativa. E senatrice Vanin, se c'è la faccio parlare un attimino, provi un po', non si sente ancora? Aspetti, c'è la connessione dell'audio in corso, forse sta... Ok, provi un po'. No, perché sta sul telefono, la stiamo seguendo. Fin tanto che gestiscono i problemi, dicevo per esempio, no, era prevista la normativa, il coinvolgimento delle persone, percettori di reddito, per dare le ore di lavoro alla collettività gratuitamente. E questa è un'azione che poi competeva agli enti locali, con la famosa attuazione dei PUC, i progetti utili per la collettività, ma la maggior parte degli enti locali ha preferito non utilizzare questa risorsa. E da cittadino mi domando perché un ente locale da cui io provengo come esperienza lavorativa, che da sempre è in carenza di organico, preferisce non utilizzare decine o anche in qualche seconda dimensione centinaia di dipendenti, pur di non prendere queste persone che potevano lavorare e essere impiegate negli enti, negli uffici amministrativi, tecnici, nel giardinaggio, nell'accesso della scuola. E questa è un'altra problematica.
E così come un'altra polemica, l'ha ribadito anche lei, dei molti operatori che lamentano il fatto di non trovare le persone disponibili, quando invece il primo punto è quello di cercare il lavoro con contratti regolari, chiaramente solo quello si può fare, attraverso i centri dell'impiego, e i centri dell'impiego verificano che il tizio A è stato chiamato e non ha risposto, e a quel punto gli toglie il reddito, quindi la leva esiste nella norma, ma molti operatori non l'hanno fatto perché non passano attraverso facciamo proviamo un attimino se la collega Vanini riusciamo col cellulare. Prego, senatrice. Sì. Grazie Presidente, io volevo ringraziare Osman e ovviamente tutte le cose sono assolutamente condivisibili, la relazione è importante, le constatazioni altrettanto. Volevo condividere anche, sono d'accordo su quanto detto sul reddito di cittadinanza, che è stato un baluardo e lo è tuttora. Io sono nel ricco nord-est, che in realtà è un nord-est assolutamente in crisi, e mi sento di testimoniare invece il grande lavoro fatto in molti comuni dove i progetti di pubblica utilità sono stati veramente ponti per le persone che hanno il reddito di cittadinanza e hanno mantenuto un'estrema dignità anche in questa condizione. L'anello debole, a mio avviso, è proprio l'organizzazione dei CPI, come diceva, e soprattutto il sistema della formazione professionale per gli adulti, che deve essere rivista e totalmente riorganizzata. Appunto lei diceva è competenza regionale ed è proprio questo il problema, la competenza regionale che ha visto trasferire la gestione del mercato del lavoro di fatto alle agenzie interinali. Quindi questa condizione per noi nei nostri territori, nelle nostre regioni, ma posso dire in tantissimi luoghi in Italia, ha fatto sì che il progetto di formazione per rientrare nel mercato del lavoro con le nuove professioni andasse veramente a rotoli. Quindi la responsabilità a chi ce l'ha. È vero che il reddito di cittadinanza va migliorato, è altrettanto vero e va riconosciuto che è stato il baluardo contro una povertà diventata sistemica ed è una cosa assolutamente grave in assoluto. La scuola, anche lì abbiamo delle forti responsabilità. Io credo che andare avanti a progetti, a programmi non porti a cambiamenti sostanziali. Noi dobbiamo intervenire nel ciclo della secondaria di primo grado, nella formazione professionale, i ragazzi devono stare a scuola di più, gli adulti devono tornare ad essere in formazione permanente. Solo così riusciremo a riattivare tutti quei meccanismi di ascensore sociale per uomini e donne e per il futuro del mercato del lavoro e per le nuove professionalità. Sto incontrando aziende qui sul mio territorio perché non posso scendere a Roma per motivi di salute e tutte le richieste sono professionalità estremamente specialistiche e specializzate, acquisite con percorsi brevi. Gli adulti non possono stare in un sistema di formazione di anni, hanno bisogno di percorsi brevi e continui che possano far parte di un progetto accompagnato dal reddito di cittadinanza e anche da altro eventualmente, ma che abbia una prospettiva e dia una prospettiva diversa. Non è certamente la formazione che vediamo in questo momento a risolvere il problema. Mi fermo qui e lascio spazio agli altri e apprezzerò assolutamente tutto il materiale che ha inviato, perché sono puntualizzazioni, riflessioni e testimonianze assolutamente importanti. Grazie. Grazie collega Vanin. Non so se c'era spazio per una replica, se no, se vuole, dottore. No, io vi ringrazio. Ringrazio anche la senatrice Vanin per l'intervento, molto condivisibile dal punto di vista del sottoscritto per quanto detto, anche sul ruolo che è stato attribuito alle agenzie interinali e anche sulla, dal mio punto di vista, insomma, discutibile incentivazione nell'ultima legge di bilancio.
Vorrei solo magari concludere dicendo che è importante, ne stiamo parlando, io sono una persona che intermedia in qualche modo, perché incontriamo, i nostri programmi sono pieni di persone che sono vulnerabilissime. E io, se posso, anche per un po' sentire la voce di chi si trova in condizioni di povertà ed è supportato alla misura, e quanto la misura è stata significativa per loro, e quanto in realtà sia esposto a intemperie e a motivazioni discutibili, anche demonizzazioni, abbia avuto contraccolpi psicologici, e come abbia deciso di affrontare questo. Una lettera aperta pubblicata, destinata alla professoressa Saraceno, e pubblicata sul online, disponibile sulla rivista Menabò di Etica e Economia. È un articolo uscito di pochi giorni fa, e io credo che dobbiamo ascoltare le voci di queste persone per capire come alcune misure riescono davvero, al netto di quello che pensiamo o di quello che intermediamo, a cambiare davvero e fare la differenza per chi si trova, suo malgrado, ai margini. Grazie. Grazie, dottor Maselnikov. Io ringrazio lei. Oggi abbiamo parlato di povertà, quindi questo concetto era fondamentale affrontarlo, e penso che l'abbiamo affrontato bene nella pluralità dei pareri e nel confronto. Sarà un argomento che proseguiremo, e i suoi documenti, che se non ha già inviato, la ringrazio di inviarceli, perché come ha visto hanno colto l'attenzione di molti senatori, e proprio per la qualità del lavoro che avete fatto. Quindi io la ringrazio per il lavoro che avete svolto, per quello che svolgete quotidianamente nel territorio e come riuscite a riportarlo, e sarà per noi prezioso contributo, perché questo è sicuramente un tema che ahimè dovremo imparare ad affrontare meglio e gestire nel futuro. Quindi è importante l'ascolto di tutti quanti. La ringrazio. Grazie a lei, Presidente, grazie alla Commissione e a tutti i senatori e senatrici per l'ascolto e la discussione. Grazie a tutti.